Salve, come sempre alla ricerca della verità, vi mostro la villetta, porzione di immobile riferibile all'imprenditore bolognese Ciro Cuomoli, detto Gigi Albinese. È stata sequestrata a gennaio di quest'anno in base alla normativa antimafia. Si può vedere, o almeno così riporta il resto del carrello, del 19 gennaio. Si possono vedere i cartelli del cancello del sequestro per ordine dell'autorità penale. In realtà, più che una villa hollywoodiana come quella ci hanno abituato i film, è una porzione di immobile. Infatti, insomma, come dire, nel decreto di sequestro c'è l'appartamento a Bologna, una villetta in Costa Smeralda e numerosi contanti, infatti il valore complessivo insomma oltre 1 milione di euro, se non erro 500 milioni, 500 mila euro scusate, di contanti, più diverse quote societarie con grande azienda di bar e ristoranti, sostanzialmente tutti collocati, quasi tutti in via Sacra. Che dire, ovviamente Ciro Cuomo si difenderà nel processo e noi non vogliamo dire nulla, sicuramente è nipote del famoso Gerardo Cuomo, più volte indagato per traffico di sigarette, per contrabbando di sigarette, quindi molto spesso, come dire, fuggire. Questo è quanto. Nella Bologna, città più vivibile d'Italia, ci sono personaggi che comunque sono indagati per bancarotta, per autoriciclaggio, per atti persecutori e che si sospetta che possano far parte di organizzazioni mafiose, al punto che gli vengono sequestrati beni immobili e mobili. Questo è tutto, qui è Bologna. Speriamo che abbiano almeno individuato adesso, non dico la punta dell'iceberg, ma un quarto della punta dell'iceberg e quindi continuano le indagini su tanti altri personaggi bolognesi.